Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Bentornati ragazzi, poi questo è un nuovo episodio della serie Road to Glory, la strada verso la gloria. Ho acquistato Bravo, il nuovo portiere della nostra Liga BBVA. Nella prima partita incontreremo questa Bundesliga abbastanza forte, direi abbastanza forte, però il primo gol è il nostro con Hernandez. Poi arriva un altro gol con un passaggio bello bello di non so chi, però arriva un altro gol di Hernandez. Partita vinta, finisce così 2-0. Buono, buono, buono. Comunque, in questo episodio durerà poco perché ho perso molte, molte partite. Mi sa 3 partite, se non erro. Perché? Per un errore mio e un errore dell'Elgato. Quindi, purtroppo, sono andate perse. Ma vi spiegherò dopo cosa è successo in maniera... Vi spiegherò dopo, non vi preoccupate. E mi scuso già in anticipo per non avervi portato queste partite, ma avrete anche una bella sorpresa. Qual è questa sorpresa? E non si dice, lo scoprirete dopo. Il primo gol con quest'altra nuova squadra avversaria di Hernandez, però poco dopo, dopo pochi minuti, su un calcio d'angolo arriva il colpo di testa di Martinez, che viene lasciato solo a campeggiare lì senza far niente. Vabbè, poi c'è questo numero di Martinez, un passaggio per Quaresma, il tiro a giro di Quaresma, la segna lui, Quaresma, l'avversario, bene bene. Hernandez stava giocando male fino a quel momento e poi segna al 66esimo e fa terminare così la partita 2-2. Ho perso le clip di 3 partite, sì, esattamente 3 partite. Erano le 3 partite decisive per la promozione, per magari un titolo futuro, perché grazie a questa partita conquisto la salvezza matematica. Mancano 4 partite, molto molto bene, 3 vittorie, 3 pareggi. Allora questo è stato il momento chiave. Durante questo caricamento, che è durato credo sui 5 minuti, non andava. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso e sono uscito dal gioco. E quando esci dal gioco cosa ti dà? La sconfitta. Mi ha dato la sconfitta a tavolino. Comunque ora parlerò. Allora ragazzi, è successo questo. Allora, dopo che sono uscito dal gioco, mi è successo anche un'altra volta. Mi fa perdere, diciamo, la clip sul programma dell'Elgato. E non me la fa editare direttamente sul programma. Non me la elabora. E quindi, diciamo che va persa. E purtroppo non potrò portarvi le partite che ho fatto, ma vi avviso già che nell'episodio ho fatto una bella stagione, un'ottima stagione, un'altra ottima stagione che mi ha portato a vincere il 7° titolo di fila, ovvero il titolo della divisione 4. All'ultima partita l'ho vinto. Ho vinto all'ultima partita perché dopo che ero uscito dal gioco, durante il caricamento là quando state vedendo la squadra, mi ha dato la sconfitta. Anche se non capisco perché doveva dare la sconfitta, ma va bene lo stesso. Mi ha dato la sconfitta, però non mi sono arreso. All'ultima partita con un pareggio, mi bastava un pareggio per ottenere il titolo e ho vinto il titolo della divisione 4. Ora vi faccio vedere se appare il titolo 4, 9, 8, 7, 6, 5 e 4. L'ho vinto il 28 novembre 2014, è il giorno in cui ho registrato il numero di vittorie 1. Quindi l'ho vinto, ho vinto il titolo. Che altro dire ragazzi, mi scuso per questo inconveniente. Vi ho spiegato cosa è successo. Dunque io dico di terminare qui il video e dunque ragazzi mi scuso ancora una volta per quello che è successo. Rimedierò nel prossimo episodio cercando di portarvi le partite complete. E dunque, se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.